Tra aquiloni artistici, acrobazie, gare di velocità, laboratori creativi per i più piccoli, è tornato sulla spiaggia di Giovino il Festival degli Aquiloni. Catanzaro ha ospitato per la seconda volta l'iniziativa che attrae appassionati di ogni età, ma soprattutto regala gioia e stupore a tantissimi bambini. Presi d'assalto lo stand con i laboratori, e da stamattina che il cielo è già pieno di aquiloni realizzati dai bimbi della nostra città. Stiamo aspettando che lo scirocco faccia il suo dovere, quindi con grande scaramanzia ma anche con grande fiducia che la nostra città del vento possa sollevare anche tutti gli aquiloni giganti e far sì che anche il cielo sia protagonista con quello sguardo all'insù che deve coinvolgere sia i bambini ma anche gli adulti. Ed è questo insomma un esordio dell'estate che comincia, è già cominciata questa settimana con il Nastro Rosa Tour, con l'inizio, la celebrazione di Bandiera Blu, anche questa conseguita per il secondo anno, e con il Festival degli Aquiloni, che è anche questo un marchio di fabbrica della nostra amministrazione, perché è già cominciato appunto l'anno scorso. Protagonisti del festival, i grandi aquiloni artistici tridimensionali arrivati da tutta Italia, dalle ruote a quelli a tema marino, tra cui un'enorme tartaruga da oltre 400 metri quadrati. Sempre un piacere tornare in questa bellissima spiaggia, quest'anno grazie anche al forte sforzo dell'amministrazione comunale e di tutti gli sponsor abbiamo ingrandito questa manifestazione, chiamando qui più aquilonisti, sia con gli aquiloni acrobatici che con gli aquiloni statici che vedete qui alle mie spalle. In più siamo riusciti a portare ancora più aquiloncini per il laboratorio, per i bambini, e dei pupazzi gonfiabili a terra che di sicuro fanno colore e fanno divertire i bambini e anche i loro genitori. Qui a Catanzaro per il secondo anno consecutivo abbiamo aquilonisti che girano il mondo, è proprio così, e abbiamo aquilonisti che partecipano ai più grandi festival anche in Italia. Ad esempio tutti gli aquilonisti che sono qui in questo weekend partecipano al Festival di Jesolo, che è il più grande in Italia come numeri, e tutti sono impegnati per il pubblico. La mission di Eventi Volanti e di tutti gli aquilonisti selezionati qui in questo weekend è quello di servire il pubblico, servire le persone, dare alle persone l'effetto wow e divulgare anche un po' l'arte dell'aquilonismo.